Bene, buongiorno a tutti, siamo a un altro percorso. Partiamo da Sella Sondogna per fare il giro ad anello per lo Yacht di Sondogna. Quanti chilometri? Sono 7 chilometri e 2. Quanto dislivello? Dislivello 700 e tempo 4 ore e mezzo. Brava, promossa! Promossa, yeah! Allora, questo è un percorso storico della Prima Guerra Mondiale, possiamo trovare i resti delle trincee, questo è il ricovero Kopfack. Carinissimo e particolarissimo soprattutto. Allora, lo dico subito, io Somme Domia, questo, no, io Somme Domia, ok, difficilissimo. Questa è la vetta, la parte più alta, 700 metri di dislivello. Firmiamo il libro di vetta e proseguiamo, vediamo un pochino com'è. Via, si parte. Facciamo una piccola deviazione per raggiungere il bivacco Stuparic, punto ideale di partenza per escursioni ed arrampicate sul versante nord del Monte Aso. Ben curato e confortevole, offre 18 posti letto, materassi e coperte. Rigoroso lasciare traccia del nostro passaggio. Un saluto ai ragazzi che ci passeranno la notte. Facciamo la notte qua, possiamo. E cosa non da poco, l'estroso bagno esterno a una decina di metri dalla struttura.